Queste due radio Alan 48 sono di Paolo, di Bormio, provincia di Sondrio, se non vado errato. Allora, su ogni apparato ho messo un foglietto di carta e vediamo quello che c'è scritto e vediamo quello che possiamo fare pure. Allora, il primo riceve ma non trasmette. Canali più e meno. Controllo generale, grazie. Più o meno intende forse la scheda 120 canali. Vediamo un po', adesso lo collego e lo proviamo. Sto provando e effettivamente riceve ma non trasmette. Poi c'è pure qui, non so se è il commutatore, magari poi apro un po' le feritoie del commutatore, gli spruzzo un po' di... perché non... a volte i numeri non escono. Ecco. La ricezione quindi va. Sì, Trasmissione niente. lei mi si è capo pendino. E io ho bucato quella Lo capo apro. indoviando, assieme dal tempo. Ecco qua, questo è il suo interno. Non so cosa intendeva per più e meno canale, più o meno perché già c'è la schedina dei 120 canali qua. Ma non so se è in frequenza oppure no. Controllo il finale, il prefinale per vedere se sono questi componenti danneggiati e li sostituisco. C'è pure il connettore qui, la presa di alimentazione che è pure danneggiata esternamente, magari la cambio pure. E questi condensatori qua mi sembrano un po' avanzati. Questo persino caldo lo sento. Vediamo, dai. Allora, al primo acchito sto provando l'alimentazione sul finale, non ci arrivano i 13,8 volt, sì. Quindi devo controllare meglio prima di procedere, senza che lo smonto, magari è buono il finale. Un attimo che controllo meglio dalla parte di sotto. Probabilmente è il diodo qua sotto, perché qua mi trovo l'alimentazione, all'uscita del diodo di modulazione non me la trovo, quindi sostituisco prima questo componente e poi vediamo. Ho cambiato il diodo, adesso finale e prefinale sono alimentati, però ugualmente non ho la portante, e provando con l'analizzatore di spettro. Neanche sul transistor che pilota il prefinale c'è segnale pochissimo, si vede ma si vede. Devo controllare se questo qua viene alimentato adesso. Il transistor, il pilota del prefinale è buono, l'alimentazione arriva pure lì. Non mi trovo il segnale qui all'uscita delle due bobine che ci stanno qua, non mi ricordo come si chiamano, queste due qua. Da qui non esce niente, dal mixer esce qualche lieve segnale quando l'analizzatore lo sto vedendo, ma da qui non esce niente. Ma provo a cambiarle se ci riesco, perché queste sono pure difficoltose a sostituirle, sono saldate tra di loro e è un'impresa a cambiarle. Vediamo un po'. Una faticaccia, non riesco a togliere queste bobine, perché qui ce n'è una che è saldata sullo schermo del gabbiotto dei finali. E ho alzato la temperatura al massimo del saldatore, ma non riesco a togliere. Anche perché qui sono state fatte tutte queste saldature, evidentemente. Qualcuno prima di me ha fatto il tentativo di risolvere il problema, ma tutte le saldature sono rifatte qua. Non riesco a togliere queste bobine, sono messe insieme. Che poi il problema è, se trovo un'altra radio dismessa uguale, devo dissaldare pure quelle. La prima impresa è uscita, adesso passiamo all'altra, vediamo se trovo una scheda dismessa per toglierle da quell'altra. Fermo restando che siano sempre le bobine, perché io regolo qui e non vedo nessun cambiamento. Ecco qui.
L'ho trovato, ma qui è ancora più complicato di là, perché sono saldate proprio sul gabbiotto. E proprio a muovere questo, a rimuoverlo questo stagno qui. Vediamo un po' se ci riesco. Ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo solo sperare che le bobine siano buone e che il difetto dipenda da questa qua. Però c'è da dire che la speranza è sempre l'ultima a morire. Ho cambiato le bobine, adesso funziona, però non riesco ad avere potenza più di quella che si vede qua. Nemmeno un quarto di potenza. Sto regolando tutte le bobine qui sullo stadio finale, ma non aumenta. Quindi non so cosa fare più. Quando sono messo così le radio si perde solo tempo. Tutte le bobine che stanno qui sullo stazionario, le regolo, non c'è variazione, così rimane e così resta. E inoltre la scheda 120 canale che c'è qua non funziona. In qualsiasi modo metto il deviatore qua sopra sotto, niente, non funziona, anzi mettendo i canali alti e bassi non ho uscita in antenna. Ora isolo il controllo finale per finale per vedere se magari sono in perdita. E niente, mi sto dannando con questa radio. Intanto non è che mi posso mettere a cambiare tutti i condensatori ceramici che ci stanno qua dentro. Questa è la potenza, per questo non andava. In qualsiasi modo io regolo queste bobine, una, due, tre, quattro, non c'è variazione. Quella è, quella rimane. Ma non so più cosa fare. Non vorrei sbagliare, mi notizia qualcosa che non va. Questa bobina qua. Se io lo mando giù tutta quanta non cambia niente, la tiro su non cambia niente. Ma sto guardando le sfide, mi sembrano di meno rispetto a questa dove io ho tolto le due bobine. Questa qua ne ha di più, mi sembra, io non vorrei sbagliarmi questa qua. Ora provo a cambiarla, vediamo un po'. Sono fenomeni che non razionalmente parlando non si possono spiegare. Sarà qualche condensatore ceramico, intanto non mi posso mettere a cambiare tutti i condensatori là dentro. Con la speranza che la punta del saldatore mi dura, ne ho ordinato un altro. Mi dura fino a quando arriva, eh. Nemmeno 2 mesi, già si è accorciata di 1 cm. Weller, mi hanno invogliato a prendere Weller, ogni tanto poi, mentre stai saldando, ti distrae un po', la tensione scende, il calore, come posso dire, la temperatura 180. Schiacci il pulsante, riparti, ti metti a saldare tranquillo, dopo un po' non salda, che è successo? Vai a vedere, 180. Weller. Ho cambiato la bobina, ho cambiato il condensatore qua dentro, la resistenza. Niente, un watt, più di quello non dà. E come in qualsiasi modo io regolo qui le bobine, sia questa qui, quest'altra qua, qualsiasi modo io la regolo, se un watt, la puoi pure togliere, un watt, già contento, un watt. Mi sto dannando, non riesco a spiegarmi il motivo perché non escono i watt. Ho tagliato il condensatore qua, dico per niente in corso questo. Che c'è già l'antenna e la massa, un watt, non di più. A questo punto, non sapendo più cosa fare, togliamo la testa al toro e cambio il finale. Non vorrei che fosse in perdita sotto tensione. Le sto provando tutte. Qui, in questa zona, ho cambiato condensatore e tutto. Qui abbiamo cambiato questa qua. E niente, ma comincio con il finale prima. Ho
se non, non va cambia il prefinale, se non va nemmeno con il prefinale il pacco è pronto già là dentro e torna a casa. Come ultimo tentativo li cambio, finale e prefinale, li ho smontati già. Vedete a volte quante sorprese riserva l'elettronica, non si finisce di imparare mai. Io a volte mi incaponisco e quindi voglio andare fino alla fine per vedere perché non funziona, perché non funziona. Transistori buoni, la radio non funziona. A meno che adesso mi sta venendo il dubbio, questo qui non sia un clone cinese. Può darsi, non lo so. Però avevo cambiato quasi tutto dentro, avevo tutto cambiato, condensatore e resistenza. L'ultima spiaggia erano cambiati i finali qua, finale e prefinale. Fatto sta che adesso la radio funziona. Ecco qua, sono 5 watt. Oh, ma dobbiamo migliorare la modulazione e vedere se la scheda che io ho tolto, perché poi mi sono innervosito, dico forse la scheda. Funziona, gli metto la sua per quanto riguarda i canali alti e bassi. Se non funziona ci metto una delle mie. Però ho visto già che il deviatore è tutto ossidato internamente. Vediamo un po' se riesco. Per questa sera non faccio niente. Io già ho incominciato con questa radio ieri sabato a mezzogiorno. Oggi è domenica. È vero che ho pranzato, siamo scesi, abbiamo fatto un giro. Siamo andati a prendere il caffè, però per dirvi, un giorno e mezzo buttato sopra questa radio, alla fine meno male che ci siamo riusciti. Quando uno non si arrende, diciamo, ecco, non si arrende, a volte alla fine poi riesce a sistemare le cose. Quindi mi fermo per ora, poi se ne parlo domani di continuare. Ho installato la scheda dei 120 canali e sembra che va bene, però sto riscontrando un problema. Allora, canale normale. Ehi. Se vado su quelli bassi, ci siamo non con la frequenza che pure la devo regolare, ma con diciamo il canale. Se vado su quelli alti, guardate che succede sul 22. Sono alti, non succede niente, ecco qua 27 235. Quello è il deviatore che devo mettere un po' di spray dentro. Praticamente è come se ci fossero i canali alfa, normali, 27-225, quelli alti, 27-235, quello poi si dovrebbe regolare, ma non so perché mi esce questo qua. Andiamo sull'1, vediamo che succede. Con quello normale 26.965, ma non lo so, la controllo meglio, dai. È il quarzo, vediamo se riesco a vederlo. 15.370. Dovrebbe essere 15.810. Non so, lo cambio. Allora, ho cambiato il quarzo per i canali alti, che adesso ci siamo. Per i canali sotto zero ho dovuto mettere quel compensatore bianco, perché non saliva la frequenza. E quindi ho messo quel condensatore lì, dovrebbe essere da 5 a 20 picofarad più o meno. E poi
ho dovuto aggiungere in 6 al quarzo, non aggiungere, togliere il suo che era da 47 picofarad e mettere uno da 27 picofarad, se no non saliva. Adesso mi sembra che è a posto. Proviamo prima la frequenza, poi lo chiudo e lo proviamo. Allora, siamo sui canali 40 alti. Siamo lì. Normali. Andiamo sotto 0, andiamo sull'1. Ecco qua, ci siamo pure. Quelli normali. 26.965. Quindi lo chiudo e proviamo la modulazione, perché la potenza abbiamo visto che adesso arriva a 5 watt. Allora, la potenza già l'abbiamo vista, sono 5 watt. Oh, 14-15 in modulazione. Oh, ecco. 4.9, siamo lì. Questa è la cresta dell'onda. La percentuale di modulazione, anche se questo lo devo in qualche modo ancora perfezionare. Siamo a 75 come percentuale. Vediamo ogni FM che succede. I watt sono quelli. Prova. Prova. Ola. 1,5 kHz. Il massimo è 2 kHz come deviazione qua su questo apparato, quindi più o meno siamo lì, poi lo perfeziono meglio. Qua la modulazione non ce n'è in FM e quindi abbiamo finito. Mi ha fatto un po' tribolare, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Tutto è bene quel che finisce bene. Quindi per questo qua vi ringrazio per aver visto il video di questo apparato. Per l'altro non so come va a finire, perché lì poi non leggiamo ciò che è scritto sul foglio. E quindi se non vedete il video di quell'altro vuol dire che il lavoro non è andato, l'intervento non è andato a buon fine. Grazie intanto per questo, vi auguro tante belle cose a voi e ai vostri cari. Nella concitazione per risolvere tutti gli altri problemi mi era sfuggito di cambiare i condensatori, qui uno sull'uscita dell'integrato audio e l'altro sull'alimentazione. Mi sono ricordato, quindi l'ho cambiato adesso. La proviamo. Allora, la potenza già l'abbiamo vista, sono 5 watt. Ola, 14-15 in modulazione. Ola. Ecco. 4.9, siamo lì. Questa è la cresta dell'onda. Percentuale di modulazione, anche se questo lo devo in qualche modo ancora perfezionare. Siamo a 75 come percentuale. Vediamo ogni FM che succede. I watt sono quelli. Prova. Il massimo è 2 kHz come deviazione qua su questo apparato, quindi più o meno siamo lì, poi lo perfeziono meglio. Qua la modulazione non ce n'è in FM e quindi abbiamo finito. Mi ha fatto un po' tribolare,
ma alla fine ce l'abbiamo fatta e tutto è bene quel che finisce bene. Quindi per questo qua vi ringrazio per aver visto il video di questo apparato. Per l'altro non so come va a finire perché lì poi leggiamo ciò che è scritto sul foglio. E quindi se non vedete il video di quell'altro vuol dire che il lavoro non è andato, l'intervento non è andato a buon fine. Grazie intanto per questo, vi auguro tante belle cose a voi e ai vostri cari.